C'è un'altra questa? La sega un'altra? Fammi vedere per bene, non è lo stesso modello, lo stesso modello. È un mica bagna chiesta. Ma Daretta, ma quanti legni te lo faccio fare te prima di fare una testa? Ma io non riesco a capire, mi fa sentire. Te tu credi nella. Io ieri sono stato due ore a spiegarti la storia dell'armonia dell'universo, della. Te non hai capito un cazzo, proprio niente. Nulla, niente, come dirai in muto. Allora, lo vuoi capire che non funziona? Se te, non funziona prendere. Non funziona prendere la sagomina, mettila sul legno, fare il disegnino e risegarla. Te tu sbagli, il tuo errore di base, lo sai? Il tuo errore di base non è neanche colpa tua, è la colpa del 90% dei professori, non ti hanno insegnato un cazzo a scuola. Sono andati solamente a pigliare i cattivi per lo stipendio e basta. E non ti hanno insegnato all'essenza delle cose, solo la facciata tu vuoi. Allora, se tu pensi che basti mettere la sagomina sopra, fare il disegnino e bella è fatta la testa, non funziona così. La testa lo sanno, è finita. La testa è finita, e tu ci metti le corde con i vischeri e tu cominci a suonare, allora è finita la testa. Ora io non voglio entrare in discorsi, e se te. Guarda, io ora ti fo con un lapis e punti in due a scazzare. Perché la porca madonna! Che sciacale! Ostia madosca! Allora, ora ti fo punti. Guarda, se mazza. Qui tu sei venuto troppo in su, ti fa la gobba, qui vedi tu sei pari, e buchi meno male tu già c'entrai, qui la spiralina vabbè, ti ancora da cominciare, l'hanno detto messo la sagoma, va bene, allora ascolta, ti finisco la lezione di ieri sull'armonia dell'universo e tu ridi tanto, si sente a ridere, lui ride, ride, allora, di base è un parallelepipedo, va bene? Un parallelepipedo di legno, per cui in linea teorica quante forme dentro ci sta a questo parallelepipedo fermo? Rispondi. Che una? Dentro un parallelepipedo ce n'è infinite, infinite ce n'è di forme, va bene? Le più assurde sono infinite. Allora, in realtà poi se uno va a fare la testa per un violino, la forchetta la denta più stretta, come nelle lezioni, la forchetta, no? Più o meno due. Allora, e le forme le diventa qualche centinaio. Qual è quella giusta? Quella che è in armonia con l'universo. Le una. Lo dice Michelangelo, lo dice chiaro e tondo Michelangelo in un sonetto che voi non avete mai studiato perché non capite un cazzo. Che lo dice? Non ha l'ottimo artista alcun concetto che un marmo dentro a sé non circoscriva col suo soverchio. E a quello, e solo a quello, arriva la mano che obbedisce all'intelletto. Punto, l'ha detto Michelangelo. Poi tu vuoi andare a studiare le stronzate, ma tu vieni con coso, con quello e l'altro, non capisci una sega. Ora, io non ce l'ho una catasta di legno per farti fare 7.734 teste fino a che tu trovi quella giusta. Ora te tu ti metti qui, io ho segnato punti, va bene, per benino, e quando ti ha fatto per benino il caso, tu vai avanti, e da questa qui, ora, e l'altra, vabbè, quell'altra buttala via, questa qui ora dopo, però piano piano ti seguo, perché voglio vedere che esce fuori da. Cioè, per me te tu sei una avida da esperimento, perché io non quella che esce dai capo a te non l'ho mai sentito uscire dai capo a nessuno, ma veramente ti giuro. Cioè te tu sei tramite tra me il mondo esterno moderno che io di solito. Cioè tu trovi delle uscite. Allora sì, e non ride di Michelangelo perché non mi tocca a Michelangelo perché mi incazzo, Si incazzava anche lui. Vai, comincia, tu lavori per benino, e bello è fatto a